In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebù, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebù, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde». Certo, non gliene risparmiano mezza Gesù. Ieri veniva tacciato di eresia, accusato di voler abolire la legge di Mosè. Oggi addirittura additato come complice del demonio stesso. Ma Gesù non si perde d'animo e anzi, sia ieri che oggi, ne approfitta per fare una catechesi a riguardo del tema. Tema di oggi, la demonologia. Cominciamo. Anzitutto Gesù parla del regno di Satana come di un regno unito in se stesso. In realtà il diavolo, come comunemente lo chiamiamo, sappiamo essere un divisore. Il suo nome stesso significa questo. Ma pur mirando a dividere gli altri, in sé rimane ben unito e strutturato. Quindi il primo insegnamento che Gesù ci dà circa la demonologia è che stiamo parlando di un avversario assolutamente forte. Il capo è appunto il diavolo, Beelzebul. Gesù nel Vangelo lo chiama Satana. Shatan in ebraico significa accusatore. E chi accusa? Accusa noi. Noi uomini siamo continuamente sotto accusa da parte del demonio. Ci accusa, ci giudica e ci condanna. Satana è colui che pesa col metro implacabile della giustizia il nostro peccato e di fronte a lui risultiamo sempre mancanti. Ma come fa Satana ad accusarci? Cosa sa di noi? Conosce forse i nostri pensieri? No. Assolutamente no. Ci conosce per altre vie. Ascoltiamo Sant'Antonio del deserto, che di demoni se ne intendeva. Dice così: rispetto agli angeli, i demoni mancano di conoscenza, in quanto non sono in grado di leggere nell'animo dell'uomo, ma sono attenti osservatori del nostro comportamento, del portamento, della voce e del nostro modo di muoverci. Quando vengono, come ci trovano, così si comportano nei nostri riguardi e adattano le loro immagini ai pensieri che colgono in noi. Se ci vedono spaventati e turbati, subito, come dei ladri che trovano la casa incustodita, aggrediscono. Come noi pensiamo, così essi agiscono, ma in misura maggiore. Così, se ci vedono turbati e pieni di paura, quelli con minacce e immagini aggiungono ancora timore. In tal modo l'anima, trovandosi in simili condizioni, soffre. Sembrerebbe quindi che siamo in balia del diavolo, senza poter opporre alcuna resistenza. In effetti, dice Gesù, qualsiasi uomo forte che fa la guardia al nostro cuore soccomberà di fronte al più forte di lui, il diavolo, che saccheggia tranquillamente il palazzo e ne spartisce il bottino. E allora che fare? Semplice, dice Antonio. Occorre mettere il più forte di tutti a custode dei nostri cuori.
Solo così otterremo la vittoria. Se infatti i demoni, dice Sant'Antonio, ci vedono gioire nel Signore, mentre pensiamo ai beni futuri e consideriamo che ogni cosa è del Signore e che il demonio nulla può contro i cristiani, sia contro chiunque altro, allora retrocedono disorientati.